Orario assolutamente desueto, buona domenica e buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio Angelo Massimino, la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Si gioca, così come correttamente diceva Michele da studio, Catania Latina, una Catania che ritorna al modulo 4-3-3 con l'arrivo di Almiron. Il tecnico Sannino ha provato a rimettere in ordine il cammino tattico della sua squadra, schierando in campo Frison e Treleghi, la difesa a 4 con Sauro e Monzon nelle rispettive corsie destra e sinistra, Rolin che ritorna in campo al fianco di Capuano, i tre del centrocampo saranno Escalante, Almiron e Rinaudo, i tre del fronte offensivo saranno Rosina, Calaiò e Leto. A disposizione di Sannino, Terracciano, Parisi, Ramos, Jankovic, Krapek, Calaiò, Ogier, Marcelinho ed Edgar Cani. Attenzione, perché i diffidati di questa partita sono Calaiò, Capuano, Castro, Escalante, Jomber, Martigno, Rinaudo e Sauro. In campo ci sono Sauro, Capuano, Escalante, Rinaudo, in panchina Calaiò, e parleremo anche di Diego Rocca, che è il direttore di gara di questa partita, che è un arbitro che ha il cartellino assolutamente facile. È stato messo in stand-by per oltre un mese dopo una direzione di gara arbitrale dove praticamente ha in buona sostanza ammonito tutto ciò che si poteva ammonire nella partita Frosinone-Modena. Il Catania, la Latina invece, gioca col consueto 3-5-2, anche se la linea del centrocampo è un po' più rinforzata per la presenza di una difensore sulla corsia esterna che è Rossi. Ma andiamo per ordine: Farelli, Trelegni, Brosco, Cottafava e Della Fiore, i tre della linea difensiva, Valiani da una parte e Rossi dall'altra a fare praticamente le due fasi, soprattutto quella difensiva, quella di Andrea Rossi, Crimi, Viviani e Bruno invece i tre interni di centrocampo. I due della fronte offensivo sono diciamo l'under 19 rosso-nero Petagna e l'ascendente Roma Stefano Pettinari. A disposizione di Mazzoleni, a disposizione dell'arbitro Breda, Mazzoleni, Milani, Bruscagni, Almici, Riccardi, Sbaffo, Dudu, l'ex rosso-azzurro, ex Siena Paolucci e naturalmente Ferdinando Sforzini. L'arbitro, dicevamo, della partita è il signor Marco della formazione rosazzurra, che non trova mai sbocco, tant'è vero che dall'altro lato Rolin è costretto a rimettere il pallone coi piedi al suo compagno di squadra Frison, girato subito in avanti, poi c'è il fallo ancora su Rinaudo, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, Rosina, poi può pensarsi il pallone, avanza palla al piede, Rosina percorre 35 metri, Rosina limite l'area di rigore, cambia il passo, c'è un fallo di Viviani sul nostro trequartista, l'arbitro fischia, puntuale il calcio di punizione, c'è tutto il fallo, Rosina aveva sterzato, si era passato il pallone dalla destra alla sinistra e provava praticamente la girata dalla lunetta, 3 metri al di là della lunetta che delimita l'area di rigore della Latina, steso da Viviani. Calcio di punizione ineccepibile, nonostante le proteste da parte della squadra della Latina. Adesso non c'è trippa per gatti, l'arbitro conta i 9 passi per considerare 9,15 metri, non usa la bomboletta spray, lo fa soltanto in questo istante, assolutamente fiscale, tazza proprio il tallone del piede nel punto di battuta del calcio di punizione. Chiede a tutta la barriera della Latina di allontanarsi e chiede ancora di fare qualche centimetro avanti, si fa sentire, non mette a terra la bomboletta se la barriera Latina non è tutta quanta piazzata, se per battere un calcio di punizione ci impieghiamo 1 minuto e mezzo, beh, figurarsi. Limite però dell'area di rigore, il calcio di punizione, siamo 8 metri fuori da quella posizione, potrebbe battere col destro il Miron, potrebbe giocarla con la sinistra Calaiò, si defilano gli altri tiratori della formazione rossazzurra ed è probabile che si giochi con uno schema, se è vero che Calaiò batte il calcio di punizione, battuta il gol! Emanuele Calaiò sulla girata ha preso la mira, Emanuele Calaiò è al 9° minuto direttamente sugli sviluppi del calcio di punizione, il Catania va in gol. Emanuele Calaiò porta in vantaggio il Catania, assolutamente imbavolata la difesa della Latina, Farelli
prende il gol sul palo alla sua sinistra, Calaiò piazza un tiro, diciamo, di quelli che fanno esultare chiaramente il pubblico direttamente agli sviluppi del calcio di punizione. Ci è sentito di calciare con la piede mancino il pallone, la traiettoria si è andata praticamente a zaccare tra palo e rete, andando a finire alle spalle di Farelli, che forse con un colpo di reni più poderoso avrebbe probabilmente potuto intercettare il pallone. Così non è stato, e a questo punto di calcio in tribuna avrebbero potuto tranquillamente girare di testa alle spalle di Frison, importante, significativo il movimento mentre, attenzione, mamma mia che si mangia, Escalante sul movimento Calaiò, Rosina, Escalante, era un calcio di rigore in movimento al minuto 53esimo dell'inizio di questa partita, al settimo minuto, all'ottavo minuto, diciamo settimo minuto, Escalante si fa parare un pallone, se lo fa respingere da Farelli, che fa un paratone, ma lì è più l'errore dell'attaccante o del centrocampista che diciamo il miracolo del portiere. Che movimento Rosina Calaiò in velocità, buono lo schema della Catania che aveva portato al tiro Escalante, si fa respingere il tiro da Farelli, che prima si vota a tutti i santi del paradiso e poi chiude gli occhi e respinge quella palla che poteva essere calciata però con un milione di attenzione, perché Monzona ancora una volta si perde, Valiani mette la palla al centro, Valiani, attenzione, mamma mia, dall'interno dell'area di rigore rischia clamorosamente il Catania. Monzon è praticamente con la riserva tutto rosso, Capuano parla con Monzon e gli dice: fratello, svegliati, datti una mossa, una bomboletta d'ossigeno. Con dalla panchina Sannino, che raccomanda la concentrazione ai suoi uomini, ma che pericolo, al quarto d'ora quasi, inserimento orizzontale, Rosina accarezza il pallone con i tacchetti, si sposta, movimento con le gambe, l'appoggio dal limite dell'area di rigore, con rete, questo dovrebbe essere calcio di rigore, invece no, non è rigore, è cartellino giallo per Emanuele Calaiò. La giocata di Leto, pallone alzato a campanile a mezza altezza, Calaiò si gira, si prende il cartellino giallo per simulazione. Qui soltanto mentre sta uscendo Bettinari. Era un fallo nettissimo di rigore, perché lo ha trattenuto, è stato Cottafava. È stato Cottafava che poi comunque lo ha bloccato. E come ha fatto a non vederlo, se era proprio a due metri? Questa è la cosa pazzesca. Se sei scarso, sei scarso. Ma neanche, cioè, anche se avessi un microscopio non te ne accorgi, è proprio così, cioè, se non stai sul pezzo, se non stai attento, se per questo però cosa direbbero i giocatori della Latina, i tifosi della Latina, per l'intervento di Frison sulla testa di Petagna? E anche lì diciamo che quando non sei in malafede, ma sei proprio... Scusami, c'è una cosa importante. Il fallo di Calaiò non è in area di rigore. Non è in area di rigore, ma è proprio sul limite. Proprio... Il fallo inizia prima, quindi non era calcio di rigore sicuramente, ma non era certamente fallo di ammonizione per Calaiò. Assolutamente no. Ammonizione anche irregolare. Direto, sta entrando Calaiò. Vedremo se è proprio al Miron il designato ad uscire. Così è. Applausi di Torera con il ciuffo, poi Rosina commette fallo, battuta il calcio di punizione all'indirizzo di Bruno allarga su Almisi, pallone al centro, la girata è parata di Frison, un tiro non imparabile, richiediamo tutti quanti, richiede anche Sandino dalla panchina, che chiede alla componente del gruppo quanto manchi ancora, presidente Pulvirenti che parla con gli altri uomini dello strapuntino della panchina. C'è anche Cosentino in campo. C'è anche Cosentino in campo, non lo vedo Pulvirenti, francamente la nostra postazione. Controlla il cronometro
si guardano tutti attorno, mentre attenzione c'è Latina, 47-41, pallone che schiava all'interno della rigore, lo schizzica Sportivi, viene allontanato poi definitivamente dal lungo lancio di Escalante che fa la prima cosa buona nell'arco di questa partita. Con calma, dice calma dalla panchina Peppe Sandino ai suoi uomini, non troppa però, perché Dudu prova a servire con un tocco di tacco, ancora due, entra all'interno dell'area di rigore, Dudu salta due uomini, non salta il terzo e viene nuovamente rilanciato da Escalante, il pallone là davanti dove può ripartire Ciani, tutto in piedi lo stadio, Ciani, entra l'area di rigore, Ciani, recupero miracoloso su di lui di una super Della Fiore. Mamma mia, che recupero di Della Fiore. Cucciani praticamente è entrato in maniera chirurgica su di lui. 30 secondi alla fine della partita, attenzione, siamo un pallone all'interno dell'area di rigore, lo liscia Rolin, lo fa rimbalzare Capuano, lo tira fuori dall'area di rigore Capuano e poi Ciani alla cerchia, forse fallo in difesa da parte della Latina, rischierà pertanto il Catania con un calcio di punizione, ma mancano 6 secondi alla fine di questa partita, la partita che il Catania sta vincendo per una rete a zero e anzi sostanzialmente vince, perché adesso tutto il pubblico è all'impieri ed è l'ennesima vittoria in casa di questo Catania che tra le mura amiche viaggia ad una media promozione. Adesso dobbiamo affinare la media anche nelle partite in trasferta, il turno è stato favorevole e finisce proprio in questo istante il Catania. Parte la Latina per una rete a zero, il gol lo ha realizzato al nono minuto Emanuele Calaiò e adesso armiamoci tutti quanti di buona volontà e aspettiamoci la prossima partita che speriamo sia quella definitiva della svolta in trasferta. Il Catania sarà impegnato nel prossimo turno a Terni contro la Ternana, c'è un precedente specifico. Sì, Patanè, dobbiamo andare a chiudere. Michele, finì allora con un risultato di 0-0, c'è ancora però, attenzione, Mischia all'interno del campo, volano parole significative, Sandino che deve dirimere. Sì, Angelo, dobbiamo andare in pubblicità. Dobbiamo andare però, in pubblicità. È cronaca. Andiamo in pubblicità, finisce la partita, ce n'è un'altra in campo, dove comunque adesso gli animi sembrano essersi placati e definitivamente calmati. Catania 1, Latina 0.